ragazzi, bentornati sul canale. Per la serie non possiamo andare in montagna, va bene? Andiamo dall'altra parte, tanto che ci si muova. Siamo a Sacromonte di Orta. Faremo un giro da Sacromonte, scenderemo ad Orta, prenderemo la via sotto vicino al lago, se possibile, perché il lago oggi è abbastanza alto. E poi ritorneremo. Almeno una bella camminata. Ci sono Flavia e Pier. Parcheggio sopra prima di arrivare proprio in cima a Sacromonte. Ed è, questo è un parcheggio libero. Qui stiamo facendo il giro delle cappelle. Il giro è molto bello, ci sono diverse cappelle prima di arrivare alla chiesa centrale. Giro per le cappelle, non le abbiamo passate proprio tutte, ma qui è molto bello, come potete vedere c'è anche un piccolo bar ristorante molto carino. E ora andiamo a vedere la vista del lago. Questo è un vecchio pozzo, siamo già quasi vicino alla chiesa centrale. Ma andiamo a vedere una cosa più bella. Eccoci qua, sono davanti alla chiesa centrale, ma la cosa bella è il panorama. Guardate che meraviglia! L'isola di San Giulio e là sopra
intravede la Madonna del Sasso. Questa è la chiesa centrale. Vediamo se si riesce a vedere dietro. Guardate che meraviglia! Ora scendiamo! Siamo ritornati sulla strada, guardate che meraviglia, là si può vedere l'isola di San Giulio. A giudicare dalle onde del lago deve esserci un bel vento, i battelli non so se girano. Siamo arrivati alla porta, proprio nella parte bassa. Adesso da qua arriveremo in centro. Siamo arrivati in piazza da Orta. Davanti a noi il giorno di San Giulio. Largo bello alto dopo le piogge di questi giorni, veramente bello alto. Al riparo e adesso
bella cioccolata calda, ci incamminiamo per tornare su al Sacro Monte. Com'era la cioccolata? Ottima e abbondante. Ci incamminiamo per tornare su al Sacro Monte, dove abbiamo lasciato la macchina. Lago, bellissimo. Prima vediamo se riusciamo a fare il lungo lago, se l'acqua non è troppo alta però. Siamo ritornati ancora sul lungo lago, sulla camminata del lungo lago, effettivamente bello alto. Ragazzi, guardate che onde che abbiamo oggi, anche al Lago d'Orta. Direi qui abbiamo dovuto guardare bene, i piedi sono a mollo, fai vedere poi sono a mollo, a mollo, bene. Altro piccolo guadino, ah, tanto oramai i piedi sono bagnati. Montagnomania Adventure! No, si ferma mai! Corda bagnata! La corda bagnata significa... Corda bagnata vuol dire pioggia! Un pappagallo così non l'avevo mai visto. Neanche io, che specie è? La specie rarissima. Eccoci là che abbiamo imboccato la strada che fa lo Sacro Monte. La giornata, ragazzi, finita. Una passeggiata ce la siamo fatta anche se piove. Vero, ragazzi? Montagnomani! Montagnomani! Vi aspetto per i prossimi video. E non dimenticatevi la playlist riguardante il soccorso, che ci sarà poi la seconda parte che riguarderà il defibrillatore. Ciao a tutti e al prossimo video!